Fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica. Benvenuti a questa domenica, l'undicesima del tempo ordinario, anno B. E continuiamo il nostro cammino nel tempo ordinario. Non ci siamo accorti quasi quasi di essere nel tempo ordinario perché dalla Pentecoste abbiamo avuto la gioia di celebrare le solennità del Signore nostro Gesù Cristo nel tempo ordinario. Abbiamo cominciato con la solennità della Santissima Trinità e poi la solennità del Corpus Domini, la solennità del corpo e sangue del nostro Signore Gesù Cristo e poi l'altro venerdì abbiamo celebrato il Sacro Cuore di Gesù. Quindi tutti gli strumenti messi a nostra disposizione per poter camminare senza difficoltà verso il Signore nostro. Quindi approfittiamo ciò che la liturgia ci offre per rivedere la nostra fede, per rivedere il nostro cammino. E oggi il Vangelo che ci è dato veramente è uno strumento utile per rivederci, per rivedere il nostro cammino e soprattutto per vedere il nostro rapporto, il nostro incontro personale con il Signore. Gesù vuole spiegare con il Vangelo odierno il regno di Dio, il regno di Dio in mezzo a noi, in mezzo agli uomini. Cresce piano piano. E quasi quasi nessuno si accorge, ma questo regno di Dio cresce in mezzo agli uomini, malgrado la confusione che c'è, malgrado tutto il male che c'è, il regno di Dio cresce in mezzo a noi e non cresce da solo, cresce insieme a noi nella misura in cui il Signore ci offre di crescere e ci offre di compiere il nostro cammino. Allora Gesù, spiegando il Vangelo di oggi, ci offre due similitudini. La prima similitudine è quella del grano che un uomo, qualunque uomo, getta sulla terra e sul terreno e cresce piano piano, fino a dare i frutti, fino alla mietitura. E come lo fa? Chi l'ha seminato non si accorge. Così è il regno di Dio dentro di noi. Non dobbiamo aspettarci a dei clamori di questo mondo, ma seguiamo questa semplicità di Dio, questa discrezione di Dio, e così i segni del suo regno li vedremo. Li vedremo nella misura in cui cresciamo con questo regno di Dio che è dentro di noi. E la seconda similitudine che Gesù ci offre è sempre quello del granello di senapa, che è il più piccolo di tutti i granelli, ma quando è gettato in terra cresce fino a diventare un albero grandissimo nel quale gli uccelli del cielo vengono per fare il loro nido. E veramente lasciamoci avvolgere dai segni del regno di Dio in mezzo a noi e soprattutto diamo la disponibilità perché il regno di Dio dentro di noi cresca insieme a noi e diano i frutti visibili a tutti. Allora, se abbiamo abbracciato personalmente il Signore, accetteremo anche di essere lo strumento tramite cui questo regno raggiunga tutti, i vicini e i lontani. E così facendo, senz'altro, faremo vedere che abbiamo conosciuto il Signore e che siamo veramente strumenti umili, perché a disposizione di questo regno, perché possa crescere e tutti lo possano vedere ovunque. Allora, come ogni domenica, andate e trovate il Vangelo di oggi, secondo Marco, al capitolo 4, dal versetto 26 a 34. Vi benedica e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre,
Figlio e Spirito Santo. Amen. Una buona domenica a tutti.